E con le onde del mare leggo i vostri messaggi, perché non posso mai lasciarvi, o meglio, non posso lasciarvi soli un attimo che mi riempite di notizie. E questa di Vigano, amici, è una notizia che mi lascia senza parole. Il Monsignor Vigano, che è stato scomunicato recentemente dalla Santa Sede perché secondo loro avrebbe pensato di fare una scissione della Chiesa Cattolica, nelle ultime dichiarazioni gravissime, dichiarazioni che non possono lasciarci, che non possono lasciare la gente in silenzio assolutamente, avrebbe detto che teme per la sua vita. Intanto ciao Gabri, ciao, vedo, ciao Nicodemo, io sono qua in Sardegna, in una spiaggia stupenda, e capo, adesso non mi ricordo il nome, capo, comunque vicino a, tra Nuoro praticamente e San Teodoro, una spiaggia a capo, non mi ricordo il nome, appena mi verrà il nome ve lo dirò. Detto questo però leggo, sto, nonostante sia in spiaggia, sotto l'ombrellone, perché io non posso bruciarmi, non voglio bruciarmi, mi sono trovati i vostri messaggini, tra i quali appunto questa dichiarazione di Vigano, che avrebbe detto che teme per la sua vita. Cosa ne pensate? Teme per la sua vita riferendosi, attenzione, a Papa Francesco, che avrebbe detto in sostanza che la Santa Sede tende a fare fuori, tra virgolette, a fare fuori chi non è allineato completamente al volere divino della Santa Sede. Ed è una cosa che mi lascia veramente senza parole, perché siamo nel 2024 e ci troviamo veramente i poteri forti che quotidianamente dimostrano che effettivamente qualcosa lo pensano, lo fanno, perché se Monsignor Vigano è arrivato al punto di dire che teme per la sua vita, l'ha fatto pubblicamente però questa dichiarazione, è su tutti i media, io ho letto il Messaggero, ma su tanti media importanti, quindi fa capire che Vigano non ha voluto tenere nascosto questa cosa, perché forse a sua tutela ha voluto dichiarare questa cosa pubblicamente, perché se mai gli dovesse succedere qualcosa, lui dice, io è una, tra virgolette, una mia assicurazione rendere pubblica questa notizia. Ciao Giovanna, buongiorno Giovanna, ciao Daniele Brini, mitico Daniele. Com'è intanto il tempo? In Sardegna il tempo è questo, amici. Oggi è bello, oggi è bellissimo, nessuna nuvola né naturale né artificiale, tutto assolutamente azzurro. Quindi evidentemente oggi c'è sciopero degli aerei, precisiamo, oggi sciopero internazionale degli aerei, perché non c'è neanche una scia di condensa, quindi sciopero degli aerei, sapete che mi diverto, e non voglio fare Red Ronnie però. Non è un papa, è chiaro, mi dicono intanto Mario Saccoccia. Amici, le dichiarazioni di Vigano, io adesso lo faccio sempre in tono satirico, perché è quello che mi consentono di fare, un po' di satira. A Modena è bello, dice Daniele Brini, grazie Daniele. Ciao Life Music, Air Canadese, morning anche a te. Ma Vigano, le dichiarazioni di Vigano, amici, sono di una gravità estrema. Io, se fossi nella Santa Sede, interverrei dando risposta alle dichiarazioni di Vigano, dicendo, Vigano, non temere, nessuno ti vuole far fuori, nessuno ti vuole fare niente, ma cosa stai dicendo? Che cavolo dici? Ti diffido a dire ulteriori cose del genere. Perché se la Santa Sede non dovesse dire nulla, vorrebbe dire chi tace consente. Quindi effettivamente Vigano ha ragione a aver timore che qualcuno voglia farlo fuori. Non è un caso proprio perché Vigano è sempre stato contro le decisioni di Papa Fasullo Francesco. Paolo, Fasullo non sta a me dirlo e non sta a voi dirlo, io leggo quello che dite voi, ma sicuramente un Papa Francesco contestato da tanti, amato da alcuni, contestato da tanti però. Vigano è sempre stato amato da tanti e contestato da alcuni, e viceversa, no? Però entrambi diciamo che hanno i loro sostenitori e i loro contrari. Detto questo, amici, io adesso però non voglio disturbarvi più di tanto. Oggi, in questa giornata d'agosto, pieno agosto, è tornato il sole, è tornato il bel tempo, quindi a chi è al mare vi auguro una buona giornata, a chi è a casa auguro una buona giornata ugualmente, c'è tanta gente anche a lavorare. Certo, Silvia Biondi dice, certo che ha paura. Quanti hanno messo a tacere e quanti hanno eliminato? Molti. Ogni dubbio, amici, è più che lecito. E Silvia, concordo con te. Ciao Cori, buongiorno. Ciao Simone. Vabbè, detto questo, amici, vi saluto. Ovviamente i collegati sono pochi perché non vogliono assolutamente. Ragazzi, io con Montagnieri me lo ricorderò sempre. Ero a Milano, pieno pandemonio generale, manifestazione a Milano, 20.000 rotte persone, tantissime persone. Ero insieme a Montagnier,
avevo 23.000 persone collegate in diretta. Dopodiché adesso me ne trovo, e non avevo i follower che oggi, adesso mi trovo 90 collegati perché il sistema sta bloccando, con le, se l'Europa sta bloccando tutti quelli che ovviamente fanno una vera informazione. Tra parentesi, ho delle indiscrezioni, vogliono chiudere diverse pagine, sono arrivate richieste dall'Italia di chiusura di tante pagine, quindi grazie a chi ci comanda, chi gestisce tutto, perché vogliono, il loro modo di fare democrazia è chiudere chi ha il coraggio di parlare, con, rispettando assolutamente la Costituzione e rispettando gli altri. Questo è quello che vogliono fare. Quindi o ti fanno fuori, o ti fanno fuori, o ti fanno fuori mediaticamente, o ti fanno fuori fisicamente. Salutiamo tutti i sostenitori, gente che ha amato De Donno, gente che ha amato Montagnier, gente che ama la libertà. Viva De Donno, Cori, brava, viva De Donno, assolutamente viva De Donno. Amici, questa è la dura realtà, quindi, ma non temete perché alla fine la vita finisce per tutti, quindi io per questo non temo, e Vigano non deve temere perché un giorno vedrà Dio, e Dio alla fine dirà chi è nel giusto e dirà chi è nello sbagliato, ricordatevelo. Alla faccia della democrazia, Daniele Brini, sì, stanno chiudendo tante pagine, YouTube, stanno chiudendo pagine Facebook, stanno chiudendo Instagram, stanno chiudendo, addirittura vogliono bloccare, chiudere X in diversi paesi del mondo, vogliono chiudere X perché Elon Musk non è allineato ovviamente a questo sistema. E Zuckerberg non è allineato neanche lui, ma li stanno obbligando. Meta non c'entra nulla, ragazzi, Meta, lo vorrei precisare perché con la Meta ci lavoro da tempo, Meta non c'entra nulla in quello che fanno, sono tutte imposizioni da parte dei governi e dei partiti. Meta non c'entra nulla, Meta è obbligato assolutamente a fare quello che gli dicono di fare, perché sennò chiudono Meta, sennò chiudono Meta. Questa è la verità. Ogni dubbio, Angiolina, è lecito? Sì, purtroppo sì. Grande De Donno, grande Montagnere, bravo Viganò. Grande Mary, concordo con te. Dio vede e provvede, non perdiamo la fede. E con questo messaggio di Anna Maria Zezza io chiudo la diretta. Vi saluto, vi auguro una bellissima giornata. Siamo a Capo, come si chiama? Capo? Comino. Capo Comino, ecco, la Jenny che è molto più brava di me. Capo Comino, amici, siamo a Capo Comino. Se qualcuno fosse, è un paradiso, dice la Jenny. Se qualcuno fosse qua in giro, Capo Comino, che rimane nella zona tra Nuoro e San Teodoro, più vicino a San Teodoro ovviamente che Nuoro. Orosei, il Golfo di Orosei, il Golfo di Orosei, vabbè. Detto questo vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti. Vi voglio bene, sempre ricatti, Giovanna Becci, assolutamente sempre ricatti. Lo sapete che siamo ricattati, lo sappiamo benissimo. Io però vado avanti e finché la dura, la dura. Dopodiché troveremo mezzi alternativi per rompergli i coglioni al sistema. Non preoccupatevi. Vi voglio bene, ciao a tutti e buona giornata con sciopero degli aerei, mi raccomando.